Audilan è un software per gli studi audioprotesici. È un software innovativo ed entra in punta di piedi, come piace descriverlo, nei centri acustici. È un progetto che nasce e che è nato un anno e mezzo fa e si è creata una situazione, diciamo, molto ideale, nel senso che l'esperienza di audioprotesisti del settore mi hanno trasferito quelle conoscenze necessarie per poter fare un software che ritengo, che ho voluto fare un software diverso da molti altri software che sono sul mercato. Normalmente i software gestionali entrano un po' a gamba tesa negli studi audioprotesici. Io, il mio software, il mio desiderio era quello di far entrare il software e il gestionale in punta di piedi, perché i software vanno a cambiare un po' il modo di lavorare degli studi. E allora io non volevo entrare a gamba tesa, quindi ho voluto fare un software dove l'audioprotesista e lo studio audioprotesico si trovasse a suo agio con questo gestionale. Racconto qualche cosa che mi ha fatto piacere proprio in questa occasione, alcuni clienti che mi hanno incontrato e che mi hanno detto appunto che il software che meglio ha incontrato il nostro modo di lavorare. Un altro cliente mi ha detto: guarda, da quando ho preso il mio software sono felice. Ho detto: come sono felice? Ma lo posso raccontare? Posso raccontare questa esperienza? Ti giuro che non racconto chi sei, non dico chi sei. Ma perché sei felice? Ma perché da quando sto utilizzando il mio software mia moglie non mi chiede più come funziona. E quindi da lì ho capito di aver fatto un software che entra in punta di piedi, con discrezione, risolve i problemi quotidiani di un centro acustico e trova la sua aderenza giorno per giorno in quello che gli audioprotesisti fanno. Un altro concetto che ho voluto inserire nel software e a cui ci tengo molto è il fatto che il mio committente, chi mi ha ordinato di fare un software in questo modo, è il cliente. Se avessi fatto un software a misura di imprenditore o a misura di un amministrativo o a misura di una persona che accoglie i clienti, avrei dato un'impronta molto specifica al software. E quindi io volevo che il software potesse rispondere a tutte le funzioni presenti nell'azienda, quindi tutti si ritrovassero in questa, realtà lavorativa, per cui ognuno ha trovato il suo spazio, quindi la reception ha il suo spazio nel software per poter svolgere il suo lavoro quotidiano, l'audioprotesista ha il suo spazio, l'imprenditore ha il suo spazio per poter raccogliere quello che i suoi collaboratori fanno. E come a me piace dire, per portare un esempio, come una staffetta. Il cliente attraversa il centro attraverso le sue fasi, addirittura già ancora che è fuori. Entra nel centro, viene accolto dalla receptionist, poi incontra l'audioprotesista, poi magari incontra l'imprenditore, quindi attraversa varie funzioni aziendali. Io è come se avessi seguito il cliente alle sue spalle con discrezione e me lo sono un po' raccontato, ho detto: ma a cosa farebbe piacere al cliente sentirsi dire dal centro acustico? Quindi un software che potesse aiutare il centro a far sentire il cliente nel posto giusto, con le informazioni che giustamente ognuno dà. Perché dico la staffetta? Perché ogni collaboratore è come se passasse il testimone ad un altro nelle varie funzioni. E il software accompagna le varie funzioni in questo, quindi ognuno dà il suo contributo per la fase successiva. Quindi la receptionist o la segretaria raccoglie le informazioni del cliente, le mette a disposizione dell'audioprotesista, del venditore e dell'imprenditore. E il software attraversa orizzontalmente questa catena del valore, questo percorso che fa il cliente all'interno del suo centro. E quindi tutti rimangono
diciamo, soddisfatti, e questa è l'esperienza che sto raccogliendo da parte dei miei clienti. Quindi ho voluto fare un software un po' diverso, un po' diverso dagli altri, quindi un software che lavora come lavora il centro. Se potessi immaginare uno slogan, direi questo: un software per l'audioprotesista, ma che lavora come vuole l'audioprotesista.